Edward, hey Steve, do you know last news? No, what's going on, Edward? Paul, you know how much I'm worth. You know my energy. I beat every Jarvis member in spirit. But now when I go to the next event, it's very serious. We're gonna be the new hardcore champion. Steve, cause Triple H came another match. One more match for me. One more qualifying match? What? What are you talking about? Yeah, I deserved it. And Triple H knows me very well, Steve. There are a lot of people thinking you are who assaulted Thor last week. Are you so sure? I don't know who is that man. He look in the eyes of my enemy. Ed, I'm not so sure, but I wish you good luck for your match against Dante. I need you, Krebs. I need my chance. You lost everything in someday, Edward. You lost everything. Clamoroso, ragazzi. Triple H, nonostante la scorsa settimana Edward abbia perso nel suo match di qualificazione, gli è dato un altro match. Beh, questa è una cosa ovvia. Triple H, Edward è un po' il futuro di Triple H, no? La stessa entrata, lo stesso modo, no? Lo stesso modo arrogante. Sono due. Infatti, due facce dello stesso lato. Perciò, ragazzi, Edward oggi andrà contro Dante per un match di qualificazione. La cosa veramente sarà decisa da poco, perché non lo sapevamo neanche noi. Il ragazzo cattivo, il cattivo ragazzo, è pronto per la sua sfida contro Dante, un match di qualificazione. Che insomma è un po' come regalato, perché un Dante di questo periodo non è il Dante dei grandi tempi. Quindi è una bella sfida solamente questa. Intanto vorrei spendere anche due parole sull'Last Man Standing tra John Franz e Rocky Ferrero, perché veramente sarà un grandissimo match. Un match che probabilmente entrerà nella storia, perché mai due, diciamo, patron della federazione opposte si sono affrontati. Dante che comunque ha una grande chance oggi, un match uno contro uno per il match di qualificazione. Inoltre il nostro main event sarà un altro match di qualificazioni che vedrà Bernie contro Oddi, un match senza squalifica, un match davvero molto imprevedibile. Quindi si inizia Dante con nuovi jeans rossi, non più i jeans blu. Beh, certamente gli donano certamente molto di più questi pantaloni, questi jeans rossi. Back quelli troppo, ma Edward non collassa e rimane lì sul leveling. Ecco qui che però Dante utilizza la sua forza bruta e subito dice: io posso sconfiggerti quanto voglio, quando voglio. Però attenzione, Edward è in grandissima forma, lo fa correre, niente da fare, belli tu belli di Dante, un match che è iniziato subito alla stragrande. È sì, un Dante che sembra aver subito preso confidenza. Un Edward che non può fallire anche questo match. È riuscito, attenzione. Intanto, come detto, vorrei spendere due parole sul match tra John Pranzo e Rocky Ferrero. Beh, Rocky Ferrero, secondo me, deve stare attento, perché John Pranzo ne sarà un po' per il diavolo. Però sarà un match interessante in quanto comunque potrebbero intervenire anche altri superstar. Quindi anche per quello, diciamo, che comunque sono due atleti che, visti in un Last Man Standing, non so se lotteranno per intero, in quanto sono ormai molto vecchi, perciò penso sarà il loro ultimo match di carriera. Tanto qui Edward fa correre Dante, Spinebuster Slam, attenzione, questo è un bruttissimo colpo messo a segno da The Game. Eh sì,
brutto colpo da parte di Edward che lo rigira. Lo rigira, cosa fa poi? Back suplex, aia. Questa fa male. Attenzione Dante, qui la reazione, dita negli occhi. Ice break da parte di Dante. Poi qui tenta un colpo, prova l'addome, è un colpo che fa male perché ha pugno chiuso, anche regolare, ma Edward qui non ci sta, non vuole ovviamente perdere questa grande chance. Lo fa correre, attenzione, vediamo se lo manda al paletto, sì, ci riesce, vediamo cosa fa qui Edward. Che botta la spalla qui, gli ha fatto male. Eh sì, però Dante cerca di reagire, è uno comunque molto resistente Dante, lo sappiamo. Vediamo qua cosa fa Dante, mentre i nostri colleghi americani Testa e Michael Cole sono davvero entusiasti di questa puntata, perché è una puntata veramente eccellente. Non c'è nulla da dire in confronto a questa puntata, chiaramente una puntata che ci regala non soltanto altri due nomi delle qualificazioni, ma anche probabilmente qualche parola in più riguardo lo status di Number Contender. Eh sì, perché comunque ragazzi mancano soltanto 17 giorni, mi sembrano molti, ma invece passano rapidamente perché dopo questo abbiamo altre due puntate soltanto, quindi io penso che Mancio, per Mancio sarà molto difficile dopo la sconfitta di scorsa settimana avere un match a 3 al Survivor Series. Attenzione qui, jumping knee a vuoto da parte di Edward. Dante lo prende, choke slam incredibile, che legnata ragazzi questa di Dante. Si è paura l'impasto grab, lo vuole far cedere Edward al centro del ring, le corde sono lontane, vediamo se si libera. Sì, riesce a liberarsi per fortuna. Lo fa correre ancora. Stavolta la choke slam non arriva, voleva entrare un'altra volta. Troppo prevedibile. Però attenzione qui a Dante, un grande match da parte di Dante, sta lottando certamente molto meglio. Cosa fa qui? E battaglia. Aia, Edward sta rischiando un po' troppo qua, Edward rischia un po' troppo. Dante vuole il match, cosa fa qui? Come clutch backbreaker, incredibile, qua è finita. Cioè Edward qui non può perdere il match, cioè Edward non può vincere questo match. Dante veramente lo sta distruggendo, ma lo manda fuori così gli fa recuperare energie. Un Dante che sta chiamando la sua showstopper. Attenzione Edward Airship vinta ancora da Dante, dovrebbe mantenerlo sul ring però secondo me. Edward qui va via, lui stordisce prima il suo avversario, poi forse avrebbe voluto anche colpirlo secondo me. Jumping knee però, attenzione, potrebbe essere la manovra che cambia radicalmente il match questa, perché una manovra devastante da parte di Edward. Gran bel match ragazzi, match davvero bellissimo, anche se qui Dante adesso mi sembra stanco. Vediamo se Edward cerca di approfittarne, non ce la fa, e batta ancora, aia, qua l'ha steso, qua è finita per Edward, qua è finita, cosa fa? Dante, devastante ragazzi, fa anche rima. Edward però qui lo prende, prova di forza, niente da fare, Dante è più forte fisicamente, Edward sveglia di back chop, attenzione, lo rialza velocemente, lo va a sollevare, vediamo se ci riesce. Backbreaker, spezza schiena. Sono questi colpi che deve inferire, che devono essere inferti a Dante. Poi elbow drop da parte, e ancora jumping knee. Il match è radicalmente cambiato con quel jumping knee e poi ancora con questo jumping knee. Sta lottando meglio Edward adesso. Airship, attenzione, lo fa correre, lo aspetta un po' troppo, forse Dante qui se ne accorge. Airship, vediamo se stavolta arriva, attenzione, Spinebuster Slam, attenzione, però deve chiudere il match, vediamo qui, lo rialza, Dante è stordito, Pedigree in arrivo, è tutto pronto, guarda la bolla, e poi Pedigree, però poi non riesce a schienarlo perché siamo troppo vicini alle corde. Ma attenzione, neckbreaker ancora. Edward Smash, la mossa che utilizziamo anche Triple H, d'altronde.
Attenzione qui Dante, sbaglia qui, bravo Edward, jumping ancora. E qua è finita davvero. Qua è veramente finita. Airship, vediamo qui, lo fa ancora correre. Spinebuster Slam, attenzione. Eh sì, gli ha rotto la schiena, ragazzi. Gli ha rotto completamente la schiena. Vediamo se riesce nell'altro pedigree. Ma Edward qui è molto... cioè Dante è molto bravo a difendersi, d'altronde è esperto. Lo fa correre lui, attenzione. Tocca a Dante, niente da fare. Sanguina, sanguina, sanguina. Pedigree, pedigree. Secondo tentativo, niente da fare. No, bravo Dante, bravo Dante. Che lo prende, lo prende. Big boot, niente da fare, un grandissimo match adesso. Eh sì, perché ora Dante anche, sanguina anche. Edward, elbow drop, elbow smash, scusate. Edward però non riesce a chiudere. Attenzione, smash ancora. Aia. Dante è stordito, Dante è stordito. Edward lo sa, infatti deve approfittarne. Deve approfittare adesso. Due con uno a meno. Spinebuster Slam. La terza la quarta, ragazzi. Devastante, devastante. E stavolta deve chiudere il match. Stavolta deve chiuderlo. Deve chiuderlo assolutamente. E infatti qua arriverà il pedigree. Prova al centro del ring. Edward va a vincere il match. Devastante, devastante. E va a chiudere su Dante. 1, 2, 3. Edward andrà quindi come quarto membro dell'Elimination Chamber, valido per il titolo hardcore in quelli delle Super Series a Madison Square Garden. E dopo Leonard, quindi Mr. P e McMorton, anche Edward. Gli ultimi due chi saranno? Uno lo sapremo nel main event e l'altro probabilmente la prossima settimana. Grande match da parte di entrambi, ma alla fine si è vista la maggior potenza, la maggior voglia, la maggior concretezza di Edward. Adesso andiamo però a sentire le parole di Kimberly. Che ci dirà? So guys, I lost, that's the truth, against Kat. I made your life a fool from my heart, but it's not enough. Now Katie, it's very serious. You are the number one contender for your title. You want a match, but I can't help you. Let's fight in front of thousands of people at Sound of Sports Entertainment. Madison Square Garden, New York City, Katia, New York City. There, I'm willing to put my career on the line. But the other side, I want you to defend your title. You understand me, Katia? I'm ready to fight with you, Katia.